Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e oggi vediamo come installare questo dispositivo Bluetooth sulla mia vecchia auto che non è predisposta per il Bluetooth ma che ha l'ingresso AUX in come input disponibile. e quindi vediamo come procedere. Ho per le mani questo vecchio ricevitore Bluetooth marca AUX, modello BRC3, 5 volt, 1 ampere di assorbimento. Come tutti i ricevitori Bluetooth, è dotato di una uscita jack stereo per l'audio e di un'alimentazione tramite porta USB, quindi a 5 volt. Per pura curiosità, vediamo aprendolo che cosa c'è all'interno di questo ricevitore Bluetooth. In primis i cavi di uscita audio che dobbiamo collegare all'ingresso AUX in dell'autoradio, il microprocessore centrale che gestisce il tutto, un'antenna di ricetrasmissione collegata all'oscillatore da 2,4 GHz, della componentistica analogica varia, il microfono per l'audio esterno con dei componenti associati di preamplificazione. Al centro troviamo il joystick che si occupa di comandare tutte le funzioni. Destro e sinistro per volume e skip tra i brani musicali e il pulsante centrale play pausa o per rispondere alle chiamate. Si tratta di un prodotto di qualità che purtroppo oggi è fuori produzione. Cercando un po' online possiamo trovare comunque diversi dispositivi alternativi di ricevitori Bluetooth delle marche più disparate. Si tratta di dispositivi anche portatili con delle batterie a litio all'interno che possono essere collegati a vari impianti, non solo a quello dell'auto. Disponibile anche in versione solo PCB per i nostri progetti. Quale che sia il ricevitore Bluetooth che scegliamo, di solito abbiamo le stesse caratteristiche: una presa micro USB per l'alimentazione, l'uscita AUX per un cavo stereo per collegarci al nostro impianto stereofonico, il microfono e un pulsante comando play pausa. All'interno possiamo osservare la batteria litio per questo che è un dispositivo portatile, ma di solito è meglio e opportuno utilizzare la presa micro USB di alimentazione esterna. Troviamo anche qui, come al solito, un piccolo microprocessore di gestione del Bluetooth, il solito cristallo oscillatore 2,4 GHz e l'antenna Bluetooth, nonché alcuni LED di segnalazione e il microfono. Prima di procedere nel nostro progetto, dobbiamo assicurarci che la nostra autoradio abbia la fonte di ingresso AUX in, cioè la possibilità di collegare una fonte sonora esterna. In alcuni casi potreste trovare anche un jack stereo femmina sul pannello a cui collegarvi. In particolare nel mio progetto voglio fare in modo che l'accensione dell'autoradio comandi anche l'accensione del dispositivo Bluetooth per risparmiare sulla batteria. Fatta questa verifica, passiamo allo smontaggio dell'autoradio. Rimuoviamo innanzitutto la cornice della nostra plancia autoradio. Dietro questa cornice si celano le viti Torx, nel mio caso, che consentono di smontare tutta la plancia dell'autoradio. Una volta estratta l'autoradio, nel posteriore troviamo un connettore ISO a sgancio rapido dove vengono convogliati tutti i fili di collegamento agli altoparlanti e all'alimentazione 12 volt, nonché anche eventuali collegamenti esterni. Questo connettore è abbastanza standard. Tra i vari collegamenti troviamo quelli degli altoparlanti, il positivo di alimentazione 12 volt fissi e 12 volt sottochiave. A seconda del modello possiamo trovare altri pin di collegamento ad apparecchiature esterne, quali lettori CD e viva voce esterni. Nel mio caso, la mia autoradio prevede il collegamento AUX in destro e sinistro e la relativa massa. Sulla sinistra troviamo alcuni pin di collegamento per apparecchiature viva voce telefoniche esterne.
tra cui abbiamo un pin TEL mute. Su questo pin abbiamo la presenza del 12 volt ogni volta si accende l'autoradio. Questo pin viene usato dai viva voce esterni mettendolo a massa con un'opportuna resistenza per silenziare il volume dell'autoradio e ricevere la chiamata. Nel mio caso invece sfrutterò la presenza di questa tensione positiva a 12 volt per accendere il Bluetooth. Per collegarmi ai vari pin che mi necessitano del segnale audio e del TEL mute, piuttosto che tagliare i cavi del connettore e fare delle aggiunte, andrò a utilizzare questi comodissimi morsetti rubacorrente che hanno una lama metallica che penetra nella plastica del cavo per stabilire il contatto sul segnale che bisogna appunto rubare, tra virgolette. L'innesto di questi morsetti rubacorrente è molto semplice. Una volta stretto il morsetto con un connettore Faston esterno è possibile effettuare la derivazione a T e tirare fuori i tre segnali AUX-IN, destro, sinistro e massa, il positivo e negativo fissi di alimentazione e il comando di accensione attraverso l'uscita TEL mute. A questo scopo realizzo questo schema di collegamento utilizzante dei moduli specifici. La tensione fissa 12 volt entra in questo modulo relè che è comandato dal cavo giallo che fa riferimento al pin TEL mute. Successivamente in uscita questa tensione viene convertita a 5 volt da un convertitore che rende disponibile sulla presa USB l'alimentazione per il mio modulo Bluetooth. Il modulo relè dispone di un dip switch e di un fotoaccoppiatore che consentono di selezionare la modalità di attivazione del relè, cioè con ingressi positivi o con ingressi negativi a seconda della posizione del dip switch. Sono obbligato ad utilizzare questo modulo di comando a relè perché l'uscita TEL mute dell'autoradio non ha sufficientemente corrente per pilotare il mio modulo Bluetooth che richiede 1 ampere. Ma tornando al nostro modulo relè, abbiamo tre uscite, una normalmente aperta, una normalmente chiusa. Io ho collegato il centrale ai 12 volt di ingresso dello stesso modulo in modo da poter immediatamente pilotare il mio modulo convertitore a 5 volt. Questi moduli convertitori, anche cosiddetti buck converter o step down converter, sono in grado di fornire 5 volt a 3 ampere massimi. Su questo modulo troviamo due pin di ingresso della tensione che vogliamo convertire e l'uscita a 5 volt sulla presa USB. Vado a collegare due fili per effettuare questi collegamenti, l'ingresso 12 volt del modulo convertitore. L'ingresso di questo convertitore sarà collegato all'uscita del modulo a relè, collegando il positivo ad uno delle uscite del relè e il negativo direttamente al negativo di alimentazione dello stesso modulo relè. A questo punto il mio modulo di comando accensione generatore di 5 volt è pronto per l'installazione sulla mia autovettura. Prima però, come sempre, andiamo ad effettuare un piccolo collaudo del tutto attraverso un piccolo alimentatore variabile. Andiamo a simulare la presenza dei 12 volt dall'autoradio. Simuliamo l'accensione dell'autoradio, quindi pin mute positivo con 12 volt e il nostro relè scatterà e il convertitore fornirà i 5 volt necessari al modulo Bluetooth che accenderà il relativo LED di connessione. A questo punto il mio modulo è pronto per essere collegato alla mia autoradio. Dopo aver tirato fuori tutte le connessioni necessarie con i morsetti rubacorrente, abbiamo i due cavi alimentazione fissa 12 volt, il cavo di comando del relè comandato dall'accensione dell'autoradio, sul quale ci saranno appunto i 12 volt all'accensione, e infine il cavo di ingresso AUX-IN all'autoradio. Quest'ultimo ricavato da una vecchia prolunga audio stereo con connettore femmina incorporato. Andiamo ad effettuare
tutti questi collegamenti al mio modulo relè convertitore 5V, secondo appunto lo schema già visto. Anzitutto collego in ingresso al mio modulo relè i 12V fissi, positivo e negativo, provenienti dall'autoradio. Il LED, vedete, si accende per segnalare che il modulo è pronto a ricevere il segnale di comando. Vado a collegare il cavo giallo contenente il segnale di comando proveniente dal pin Tell Mute dell'autoradio, che è positivo solo con la radio accesa, per cui al momento, con radio spenta, il relè è disaccettato. Vado ad inserire il connettore USB per alimentare a 5V il mio ricevitore Bluetooth e in questo modo, quando accenderò la radio, il Bluetooth si accenderà di conseguenza. Allo stesso modo, spegnendo l'autoradio, il relè si disecciterà e il modulo Bluetooth verrà spento, risparmiando corrente sulla batteria dell'auto. Collego l'ingresso AUX IN all'autoradio e a questo punto non mi rimane che reinserire tutto all'interno del cruscotto della mia auto. Per sostenere il modulo Bluetooth è disponibile nel kit originario una calamita alla quale può essere agevolmente attaccato. Dopo aver nascosto un po' i fili con l'aiuto di questo attrezzo, posso andare a chiudere il mio cruscotto con questo tappo modificato con una presa femmina accendisigari collegata al sottochiave per ospitare uno strumento di visualizzazione della tensione e della temperatura nonché di ricarica del cellulare. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per acquistare gli oggetti che vedete nei miei video. Bene amici, il mio sistema Bluetooth è collegato, non ci resta che effettuare qualche prova. Accendo la mia autoradio e il dispositivo Bluetooth si accende e si collega al telefonino. I comandi funzionano correttamente e adesso la mia vecchia autoradio è dotata di un collegamento Bluetooth al mio telefono e posso anche utilizzare il tutto per ricevere telefonate e rispondere in viva voce. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto questo video mi raccomando pollice in su e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!